Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento dell'informazione del TG6. In apertura la visita del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e del Ministro dell'Economia Daniele Franco a Pescara. Prima di recarsi al centro vaccinale del capoluogo adriatico, i due sono stati ospiti del convegno Quale città? Organizzato dal senatore D'Alfonso, in cui si è parlato della trasformazione dei centri urbani nella fase della ripartenza. Giuseppe Dintino. Stiamo finalmente tornando alla normalità, lo ha detto la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Castellati, in visita oggi all'Exaurum a Pescara, ospite di Quale città? Il convegno organizzato dal senatore Luciano D'Alfonso. Con la ripartenza nelle città torna a fluire la vita, ha detto dal palco la seconda carica dello Stato. Ma attenzione agli effetti a medio e lungo termine. I cambiamenti sociali dovuti alla pandemia, quali ad esempio lo smart working, avverte la Casellati, non devono diventare la normalità. Una volta sconfitto il Covid. Le città ormai sembravano quasi, come dire, affari spenti. Questo convegno è il segnale della ripartenza. Le città si ripopolano, le città sono il luogo dell'aggregazione, del confronto, della gente che si riunisce nuovamente. Le città che erano andate con il Covid in una sorta di cortocircuito oggi rivivono. La Presidente del Senato ha poi lodato Pescara per i progetti approvati durante la pandemia volti alla sostenibilità ambientale. Comincio da qui, che è una città che ho visto ha già 11 progetti e li ha approvati appena adesso di sostenibilità economica, quindi ha accettato questa grande sfida anche dell'economia sostenibile. È una città che ha dei percorsi ciclabili interessanti, forse uno dei più importanti, una città aperta. Presente anche il ministro dell'Economia, Daniele Franco. Le città saranno fondamentali per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e diventeranno più digitali e sostenibili, ha detto il ministro. Ed ora apriamo il capitolo legato alla pandemia. Continuano a salire i numeri del Covid-19 in Abruzzo. Negli ultimi 7 giorni si registra un aumento del 60% dei casi positivi. Restano però sotto controllo le ospedalizzazioni, nuovo parametro che ora determina il cambio di colore delle regioni. Vediamo. Sono 62 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo. Il numero viene fuori dall'analisi di 2.506 tamponi molecolari e 2.792 antigenici. È risultato positivo l'1,17% dei campioni analizzati. Il report settimanale fa registrare un incremento di 326 casi rispetto al 16 luglio scorso. Le ospedalizzazioni, nuovo parametro che determina i colori delle regioni, continuano a scendere, anche se oggi si registra un nuovo ingresso in area medica. Infatti, nell'ultima settimana sono 6 pazienti dimessi, mentre un paziente è ricoverato ancora in terapia intensiva. 1.072 persone invece sono in isolamento con sorveglianza attiva da parte delle ASL. 157 sono i guariti dal virus nell'ultima settimana, 28 quelli nelle ultime 24 ore. Così nella nostra regione gli attualmente positivi sono 1.092, con un incremento settimanale di 168 unità. I nuovi casi riguardano 22 la provincia di Chieti, 16 quella di Pescara, 14 quella dell'Aquila e 8 quella di Teramo. L'incidenza settimanale vede la provincia di Pescara quella più colpita da questa terza ondata del virus, che fa registrare 118 casi. Segue poi la provincia di Teramo con 71 casi settimanali, poi quella dell'Aquila con 68 e quella di Chieti con 62. Il totale dei deceduti registra un nuovo caso e porta il totale delle vittime d'inizio pandemia a 2.514 decessi. Nuovo decreto firmato dal Premier Draghi, tra le novità nuovi parametri per le zone, i colori e il Green Pass, il certificato di vaccinazione per entrare nei luoghi al chiuso. Così il Green Pass non funziona, ha detto il governatore abruzzese Marco Marsiglio. Vediamo. Il governo Draghi ha deciso per nuove restrizioni peserà il tasso d'occupazione negli ospedali. Sottoscritto ieri il decreto in cui si stabilisce che la zona gialla scatterà con un'incidenza del virus di oltre 50 casi ogni 100.000 abitanti, purché il tasso d'occupazione in area medica e terapia intensiva superi rispettivamente il 15 e 10%. Soddisfatto il presidente Marsilio. Io da molti mesi, conoscete la mia posizione, avevo già sollevato da molto tempo il fatto che alcuni parametri come l'RT a seguire quello dell'incidenza fossero dei parametri troppo astratti
e che spesso non rappresentavano, non fotografavano la reale condizione di emergenza o di pericolo che poi possono giustificare restrizioni. Finalmente, l'ultimo giorno utile, il governo ha adottato questo decreto legge che supera l'RCT definitivamente, integra il parametro dell'incidenza con quello della pressione ospedaliera, che è il vero problema. Cioè, il problema del Covid è che a differenza di altre comuni malattie porta all'ospedalizzazione, si aggrava le condizioni cliniche, porta anche alla letalità dei soggetti più fragili. Altra novità nel decreto firmato ieri è il Green Pass, ovvero il certificato di avvenuta vaccinazione, anche solo per la prima dose, senza la quale chi ha più di 12 anni non potrà entrare a partire dal 6 agosto nelle attività al chiuso. Così fatto, il Green Pass è solo propaganda, le parole di Marsilio. Il Green Pass era stato introdotto come strumento per riaprire e autorizzare alcune attività altrimenti difficili da gestire, consentendo in particolare alle persone che nel frattempo si erano già vaccinate di poter essere liberati da alcune restrizioni che non avevano più giustificazione. Adesso io temo che stia mutando segno, cioè da strumento di apertura e di liberazione sta cominciando ad essere uno strumento di costrizione e di limitazione. Peraltro dubito che nei ristoranti, nelle palestre, nelle piscine i gestori siano attrezzati per poter distinguere da uno schermo di un telefonino un QR code del Green Pass autentico piuttosto che il contrario. Diventano poi degli oneri organizzativi, gestionali, di responsabilità anche nella sanzione. Chi lo fa? Chi è che si mette a sanzionare? È un modo un po' così propagandistico di affrontare le questioni, dando su questo segnale di falsa sicurezza, e poi invece la gestione concreta, pratica di queste decisioni ricasca sulle spalle degli ultimi. A Pereto, piccolo comune di 700 abitanti in provincia dell'Aquila, si è sviluppato un focolaio Covid, comunque rimasto sotto controllo. In questi giorni sono previsti screening di massa già fatti a inizio emergenza, predisposti anche dei vaccine day con alta adesione anche dei più giovani. Vediamo. Già dall'inizio siamo stati molto attenti a fare una prevenzione, già prima che si attivasse addirittura la regione abbiamo iniziato a fare degli screening proprio a livello comunale, a spese nostre e in compartecipazione con i cittadini, per dire questo, che magari c'è stata sempre molta attenzione. Ultimamente ancora di più, perché visto che 15 giorni fa c'è stato questo focolaio, 6 persone non avevamo mai tenute, 6 persone positive, perché fortunatamente siamo sempre stati quasi sempre free. Il comune di Pereto, borgo ricco di storie e beltà nel mezzo della piana del Cavaliere come un diamante di nemmeno 700 abitanti, è stato quasi sempre Covid free anche nei mesi più ripidi e in salita di questa terribile emergenza sanitaria tuttora in atto. Non ha mai registrato focolai sensibili, almeno fino a questo momento. 2 screening di massa a distanza di nemmeno 2 settimane, allestiti e organizzati dall'amministrazione comunale con il supporto di ASL e Regione Abruzzo. Al primo screening hanno partecipato circa 100 abitanti, fra cui molti giovani, tutti risultati negativi. Sabato 24 luglio si terrà il secondo testing di massa anti-Covid, sempre a scopo precauzionale. Poi invece oggi, in particolare, come vedete, c'è il turno d'azione dei vaccini, della vaccinazione. Questo grazie all'esercito, che so che su tanti comuni, piccoli comuni, sta facendo questo servizio. E oggi noi ripetiamo il secondo, e speriamo con questo secondo, perché anche come si vede tanti giovani lo stanno facendo, questo mi fa normalmente piacere, perché oggi sappiamo che sono più i ragazzi quelli che sono più a rischio, e Pereto con questa seconda vaccinazione, diciamo, se non al 100% però quasi vicini siamo alla totalità della copertura, che quasi tutti sono vaccinati, per cui questo mi fa normalmente piacere.
Cambiamo ora argomento. Per permettere di acquisire tutte le nuove produzioni presentate sia dall'accusa che dalla difesa, il processo Rigopiano, ancora alle fasi preliminari, tornerà in aula venerdì 30 luglio. Pizzico di soddisfazione per i familiari che ottengono una calendarizzazione più snella. Vediamo. Ancora un rinvio per l'udienza preliminare del processo Rigopiano dopo quello dello scorso 25 giugno quando ci fu l'alta adesione degli avvocati allo sciopero nazionale. Il GUP Sarandrea, dopo aver accolto nuove produzioni da parte della difesa e dell'accusa, ha optato per una calendarizzazione più breve. Si tornerà in aula venerdì 30 luglio alle ore 9:30. Ma sicuramente oggi torniamo a casa un pochino più tranquilli e più soddisfatti, perché rinviare di una settimana è umanamente sopportabile, rinviare di un mese, di un mese e mezzo per noi è uno stillicidio. Intanto gli avvocati del sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, hanno chiesto la possibilità che il giudice nomini un perito per dare il via al processo, vero e proprio. Sì, esattamente, la parola d'ordine è ora che il processo di Rigopiano cominci, e non può che cominciare dal tema più importante, la prova principe, una perizia di carattere scientifico che, siccome oggi abbiamo visto, no, che c'è stato deposito di supplementi di consulenza, tutta una serie di prove scientifiche che hanno instaurato una sorta di guerra tra consulenze. Questa guerra si dovrà prima o poi decidere in qualche maniera, con cosa? Con un esperto nominato dal giudice, che è il perito. Quindi noi abbiamo chiesto oggi di fare un incidente probatorio, così da acquisire subito una perizia che avrà valore in abbreviato, in dibattimento, e a cui potranno partecipare pubblicamente tutte le parti del processo. Sì, da come insomma si è svolta oggi l'udienza sembrerebbe che stiamo prendendo la strada per avviarci alla conclusione, quindi con i riti abbreviati e quant'altro. Però ecco, l'importante è che le udienze vengano celebrate in modo ravvicinato. Prima del rinvio, sempre il GUP Gianluca Sarandrea ha dato l'ok per il sequestro preventivo dello stipendio dell'ex funzionario della provincia d'Incecco. Sì, abbiamo ottenuto finalmente la pronuncia sulla richiesta di sequestro dello stipendio di Incecco, e quindi un passaggio avanti. Poi devo andare a dire che anche questo rinvio breve è stato finalmente un'adesione a quella che era stata la mia stanza espressa. Adesso che cosa vi aspettate già da venerdì? Che venerdì sostanzialmente succederà molto poco, sarà un'udienza di smistamento, quantomeno è stato un segnale di buona volontà da parte del magistrato. Un incidente è avvenuto questo pomeriggio intorno alle ore 15 sulla strada statale 16 Adriatica Silvi, nei pressi del bivio che conduce ad Atri. Ad avere la peggio, un motociclista di 55 anni trasferito in gravissime condizioni all'ospedale di Pescara dopo essersi scontrato per cause ancora di accertamento contro una panda. Anche l'automobilista è stato trasferito in ospedale, ma ad Atri il 57enne ha riportato un trauma cranico minore. Le sue condizioni però non preoccupano. Sul posto gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze, polizia stradale e municipale per gli accertamenti del caso. C'erano anche i vigili del fuoco. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. È San Stefar ad aggiudicarsi l'acquisizione del 90% delle quote di Gemelli Molise per l'importo di 33 milioni di euro. Il 10% resta in capo al Gemelli S.p.A. di Roma. Vediamo. Alla fine la piccola San Stefar, una società abruzzese di servizi sociosanitari con sede anche a Termoli, la spunta sui giganti della sanità e della ricerca scientifica Humanitas e Neuromed, e si aggiudica il 90% delle quote societarie del Gemelli Molise per 33 milioni. Il 10% rimane in capo al Gemelli S.p.A. di Roma, che quindi continua ad essere presente come sanità controllata dal Vaticano nel capitale della nuova società che nasce dall'ex cattolica Molise. Una soluzione auspicata anche dall'arcivescovo Bregantini, che aveva lanciato un accorato appello affinché la Chiesa Cattolica non abbandonasse il suo ruolo nella sanità molisana. Un risultato che ha ribaltato ogni pronostico. Infatti i due favoriti per l'acquisto del Gemelli Molise erano senza dubbio i colossi Humanitas della famiglia Rocca e Neuromed del gruppo Patriciello. Tutte le offerte si aggiravano intorno ai 30 milioni, ma alla fine ha avuto la meglio la San Stefar di Ercole Core. Ora, dopo l'annuncio della scelta della San Stefar da
parte del Gemelli, parte la complessa trattativa sui tavoli dei legali che rappresentano venditore ed acquirente per tracciare un percorso e condividere il piano industriale. Il titolare della San Stefan Ercole Core è un medico abruzzese ed è stato per circa 20 anni segretario della Federazione Medicina Generale di Teramo. Da 8 anni è l'amministratore del gruppo San Stefan Molise ed è affiancato dal partner Stefano Petracca, originario di Santa Maria di Leuca, da oltre 20 anni impegnato nel campo dell'alta finanza in Svizzera, con un fondo che raccoglie molti operatori finanziari di livello internazionale ed è finalizzato allo sviluppo di nuovi modelli operativi nell'ambito della sanità territoriale ospedaliera. Ho accolto la notizia con soddisfazione, entusiasmo ed emozione, ho onorato di partecipare a un progetto di così grande rilevanza a livello nazionale, ha detto Ercole Core. Siamo riusciti a portare l'attenzione sul Molise da parte di autorevoli investitori, nostri partner, che hanno creduto in un piano di sviluppo della sanità molisana, sia attraverso il potenziamento della sanità territoriale con San Stefar, sia attraverso il sostegno al settore ospedaliero, collaborando con il Gemelli S.P.A. e con la Fondazione Gemelli. Spero ci saranno sviluppi positivi per i servizi sanitari di altissima qualità, sia nel campo scientifico che della ricerca. Dal canto suo, il partner Stefano Petracca ha già dichiarato che l'attuale management e il consiglio di amministrazione resteranno invariati. Il governo ha impugnato la legge di riordino di riperimentazione del parco Sirente Velino che prevedeva un taglio dei confini dell'ente. Esultano le associazioni ambientaliste, in particolare la stazione ornitologica abruzzese che a fine giugno aveva scritto al governo denunciando come questa legge contrastasse poi i principi costituzionali e comunitari sulla tutela della natura. Il WWF, che anch'esso aveva chiesto al governo di impugnare il provvedimento poiché comprometteva il numero minimo di salvaguardia del patrimonio naturale richiesto dalla normativa nazionale. Gli ambientalisti, in attesa del pronunciamento della Consulta, invitano il Consiglio regionale a riformulare una legge nata sbagliata e che non potrà portare alcun beneficio al territorio e alle popolazioni che lo abitano. L'impugnazione della legge è stata anche sottolineata dalle opposizioni in Consiglio regionale. Giorgio Fedele del Movimento 5 Stelle dichiara: il centrodestra si dimostra incapace di governare in Abruzzo, continueremo questa norma mannaia in ogni sede possibile. Stefania Pezzopane, della presidente del gruppo PD alla Camera, aggiunge: è un fallimento clamoroso della regione Abruzzo, urge confronto con gli enti locali per trovare una soluzione sostenibile. Formare gli operatori economici in vista della transizione digitale. Questo è lo scopo del bando da 1,5 milioni di euro illustrato stamani dall'assessore regionale al lavoro Pietro Quaresimale. Vediamo. Abbiamo riscontrato questa esigenza a seguito appunto di questa pandemia, ma anche in base alle richieste delle parti sociali nel corso degli incontri. In questa transizione verso il digitale ci vogliamo preparare, quindi preparare gli operatori economici abruzzesi anche in materia di turismo affinché siano pronti a livello di digitalizzazione per poter operare. Quindi sicuramente una misura importante, pare a 1,5 milioni di euro, che sarà sicuramente rimodulato se ci sono esigenze diverse, ma l'obiettivo è quello appunto di avere operatori del settore preparati digitalmente per poter competere con le altre realtà. Un particolare riguardo lo diamo agli operatori turistici, perché anche da questo punto di vista dobbiamo veicolare sulla rete la nostra bellissima regione e quindi ci vogliono esperti di marketing digitali che possono prevedere dei pacchetti, ma anche poter ricevere e saper veicolare tutti i flussi turistici che vengono in Abruzzo. Abbiamo fatto degli incontri, ma ho anche girato il territorio e ho riscontrato appunto, come dicevo, queste esigenze, perché ormai c'è sempre più l'esigenza di stare su internet, sui social, quindi molti lavoratori non hanno questa esperienza e vogliamo formarli. Questo in un discorso più ampio in cui vogliamo puntare sulla formazione anche con la nuova programmazione FSE per incrociare domande e offerte di lavoro, cioè spesso ci sono delle richieste lavorative che però non possono essere soddisfatti perché mancano i profili. Noi invece con la formazione vogliamo qualificarli e permettere a queste persone di entrare nel mondo del lavoro. Ma la formazione è di fondamentale importanza, quindi noi dobbiamo dare questa possibilità a giovani, donne, disoccupati, quindi cercare di, come dicevo, qualificare i profili per poter accedere al mondo del lavoro. Quindi un incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro, e questo lo faremo logicamente con i centri per l'impiego, che sarà oggetto di una ristrutturazione.
operazione di cui parleremo nel prosieguo, perché spiegheremo tutti i dettagli. Nuovi servizi sono disponibili nella spiaggia senza barriere presente nel comune di Montesilvano, nel tratto antistante il Parco Vele, fattori che pongono il comune adriatico all'avanguardia in Italia per l'accessibilità al mare per persone affette da disabilità. Andrea Costantini. Assessore Santa Venere, il comune di Montesilvano fa scuola, perché la spiaggia accessibile a tutti diventa anche una bella spiaggia piena di servizi. Esatto, sì, è una spiaggia viva e, come abbiamo voluto con orgoglio appunto dire dall'inizio, è una spiaggia aperta, senza barriere, ma deve essere una spiaggia anche vissuta, dove i ragazzi, insomma tutti coloro che ne fruiranno, potranno vivere dei momenti come quello di questa mattina, appunto sentirsi davvero, cioè interagire anche con appunto questi cani che faranno questa dimostrazione, e loro faranno il bagno, avranno possibilità insomma di utilizzare questo bello spazio attrezzato davvero per vivere come tutti gli altri. Sono tantissimi anni che noi abbiamo le spiagge, quest'anno però anche per il Covid abbiamo organizzato delle spiagge straordinarie, meravigliose, uniche in Italia. Mi permetto di dire, dobbiamo essere orgogliosi e lo dobbiamo dire a gran voce, dobbiamo essere, io sono emozionato ed orgoglioso. Qui praticamente abbiamo eliminato completamente la disabilità, tutte le persone con disabilità possono fare tutto, possono godere della spiaggia, possono godere del mare, abbiamo dei gazebi per le ombre, abbiamo dei bagni di lusso, abbiamo le passerelle, abbiamo le docce, abbiamo le sedioline speciali, abbiamo gli assistenti, abbiamo addirittura le sedioline per gli accompagnatori. Devo dire che abbiamo superato addirittura quello che la legge consiglia per le spiagge accessibili, ecco perché lo dico con grande orgoglio. Quindi dobbiamo lavorare sull'ambiente per eliminare tutti quegli ostacoli. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo combattuto il pregiudizio e abbiamo garantito le pari opportunità. Poi oggi c'è questa, a suggellare questa spiaggia meravigliosa, abbiamo la Capitaneria di Porto, gli Angeli del Mare, abbiamo un sacco di associazioni che appartengono alla Federazione Italiana Superamento Acquatico, con i cani Labrador che faranno il bagno insieme ai ragazzi disabili, con il motoscooter che è un'ambulanza acquatica. Quindi davvero dico con emozione e anche con grande soddisfazione che oggi abbiamo fatto scuola in Italia. Un calendario estivo ricco, quello di Arsita, comune della Valfino, stamani in provincia di Teramo, l'illustrazione degli eventi accompagnati dall'hashtag Like Bacuchese, derivato da Bacucco, antico nome di Arsita. Scusate, vediamo. Si tratta di un calendario che le associazioni presenti sul territorio hanno promosso in collaborazione con l'amministrazione comunale per riproporre eventi che hanno una consuetudine sul nostro territorio, che quindi hanno anche una storia e un'importanza, e anche attività nuove che le associazioni stanno cercando di portare avanti anche dopo quella che è stata l'esperienza della pandemia, che ha un po' stravolto le modalità di realizzazione degli eventi. Questo calendario fa quello, promuove il nostro territorio. Cominciamo con domenica, dove abbiamo un evento molto bello che si chiama Musica nel cuore del parco. Ci sarà la possibilità di ascoltare musica classica proprio in vetta, e questo è appunto uno degli appuntamenti più importanti e anche quello a cui io personalmente tengo molto, perché c'è la camminata in montagna, quindi la possibilità di arrivare ad alta vetta ad ascoltare la musica classica, ma dopo aver ammirato il nostro paesaggio, quindi musica per le orecchie ma musica anche per gli occhi. Poi abbiamo un altro grande appuntamento, che è una Valle che legge, che prevede una serie di appuntamenti sul territorio con scrittori importanti, a cominciare da Franca Arminio, Donatella di Pietrantonio, quindi personalità del mondo della letteratura importanti. C'è il Glenland Festival e poi c'è diciamo una versione rivisitata di quella che è Valfino al Canto, che è una delle manifestazioni più importanti riguardo alla musica tradizionale popolare, che però viene chiamata
Val Finof, perché dall'anno scorso il virus, la pandemia, non permette la realizzazione di questa manifestazione per quella che è la sua peculiarità. Però vogliamo mantenere un faro acceso e quindi cercare di realizzarla nel rispetto dei DPCM, anche dell'ultimo che è proprio uscito ieri. Matteo Brunori declina l'offerta del Pescara, sfuma il ritorno dell'attaccante nato in Brasile ma italiano che era stato in riva all'Adriatico già nella prima parte della stagione 2019-2020. Il club bianco-azzurro aveva trovato l'intesa con la Juventus, proprietaria del cartellino di Brunori, ma dopo alcuni giorni di riflessione il giocatore ha detto no. Nel gennaio 2020 il Pescara aveva acquistato Brunori dal Parma per poi cederlo alla Juventus in cambio del cartellino di Masciangelo. Ora il presidente Sebastiani e il DS Matteassi dovranno individuare un nuovo profilo per implementare il settore offensivo dopo gli innesti di Ferrari e Dursi. Si avvicina il giorno del raduno del Teramo di lunedì prossimo, in attesa che Federico Guidi possa liberarsi e firmare il contratto come nuovo allenatore. In casa biancorossa tengono banco le cessioni. Si avvicinano quelle dell'attaccante Pietro Cianci al Palermo e Simone Santoro al Brescia. Vediamo. Lunedì si svolgerà l'udienza nel collegio di garanzia del CONI che esaminerà i ricorsi delle squadre non ammesse ai campionati professionistici. Tra queste la Casertana, che ha speranze ridotte al Lumicino di poter partecipare alla Serie C. In caso di rigetto del ricorso, Federico Guidi si svincolerà d'ufficio e potrà subito dopo vincolarsi al Teramo e troverà a quel punto una squadra che sarà molto probabilmente orfana di due pezzi importanti, Pietro Cianci e Simone Santoro. Cianci si sta avvicinando al Palermo, la trattativa va avanti ed è arrivata a buon punto tra i due club. Da Palermo rimbalza la notizia della forte accelerazione impressa nella giornata di ieri dal direttore sportivo dei Rosanero, Renzo Castagnini, che avrebbe offerto al patron biancorosso Franco Iachini circa 400.000 euro per l'acquisizione del cartellino dell'attaccante barese. Ora il dirigente del Palermo potrà chiudere l'operazione incontrando l'agente di Cianci per trovare l'intesa sull'ingaggio e poi sarà fumata bianca. Cianci, che a Teramo è arrivato nell'estate 2019 ma che in biancorosso ha effettivamente disputato solo la prima parte del campionato 2019-2020, poi una serie di prestiti a Carpi, Potenza e Bari. Ora nel futuro c'è il Palermo. In base ad accordi pregressi, il Teramo verserà la metà del prezzo incassato per la cessione nelle casse del Sassuolo. Più di impatto in biancorosso è stato il biennio di Simone Santoro, che nella prima stagione è stata una rivelazione e che in quella che si è chiusa due mesi fa si è consacrato come uno dei prospetti di maggior rilievo della C. Su di lui gli occhi di vari club di B e uno di questi, il Brescia di Massimo Cellino, è pronto a chiudere la trattativa. Nel caso, Santoro finirà la sua parentesi teramana con 60 presenze e 3 reti. Sul fronte delle entrate il mercato dovrà ancora decollare. Il neo DS Carlo Musa sta approntando le strategie, avendo anche a disposizione gli introiti delle suddette operazioni. Federico Guidi ha però già segnalato il giovane regista napoletano Mattia Matese, classe 2001, cresciuto nella Casertana, con cui ha debuttato in prima squadra mettendo insieme 46 presenze in due stagioni. Anche lui, a breve, potrebbe svincolarsi d'ufficio e legarsi al Teramo. E questa era la nostra ultima notizia. Tutti i servizi che avete visto li trovate sul nostro canale social YouTube e al sito www.tv6.it. Prossimo aggiornamento alle ore 23. Da parte mia l'augurio di una buona serata con i nostri programmi.